Sono 29 tra uomini e donne i candidati scelti d'Azione Politica per le prossime elezioni regionali. All'Auditorium Petruzzi di Pescara c'è stata la presentazione ufficiale dei volti e delle storie con il quale il Movimento Civico di Centrodestra cerca di fare breccia nel cuore dell'elettorato, dando il suo apporto alla vittoria del candidato presidente Marco Marsilio. Tra i candidati nomi nuovi e più esperti, come quello dell'ex vice sindaco di Pescara Berardino Fiorilli o dell'ex assessore di Teramo Rudy Di Stefano. Non volevamo fare la classica lista civica, ma noi ci siamo nominati sempre e continueremo a farlo come movimento civico. Movimento civico significa comunque rinnovamento, ma un rinnovamento comunque competente, cioè non un rinnovamento fine a se stesso. Quindi ci sono sul nostro territorio tantissimi amministratori locali molto bravi che però hanno l'esperienza di essere stati al contatto con i cittadini e soprattutto di aver amministrato le loro città e i loro paesi giorno dopo giorno confrontandosi con i loro elettori. Quindi noi abbiamo scelto questa parte, abbiamo scelto i professionisti per andare a coprire le parti del programma magari più tecniche e quindi con questi ci porremo agli elettori per vedere se effettivamente la scelta che abbiamo fatto è quella giusta.